Ebbene, benvenuti in questa nuova puntata di VCZA, ovvero Viral Corporation and Zombie Agency. Dovete sapere che da un po' che ci sto pensando a riguardo e mi piacerebbe molto riuscire a creare una conversazione con voi per quanto riguarda ciò che sta succedendo a The Walking Dead. Ovviamente, non cose magari specifiche nella serie, ma in generale. Ah, e ci tengo a sottolineare che molti credono che si dica The Walking Dead. Però credo proprio che si sbaglino perché The Walking Dead è morto, non era passato. Quindi sì, si chiama The Walking Dead. Per quanto riguarda questa serie, dovete sapere che in assoluto è una delle mie preferite, del genere zombiesco, ovviamente. E si può dire che nelle ultime stagioni sembra che stia perdendo ritmo. E i fan questa cosa non gli sta molto a genio. Ogni volta che io guardo una puntata, non sempre in contemporanea, perché un po' di tempo fa le facevano in contemporanea con gli Stati Uniti, ogni volta che io guardo una puntata di The Walking Dead, il giorno dopo, qualche giorno dopo, una settimana dopo, devo leggermi su Facebook, The Walking Dead verrà chiusa perché la puntata è troppo lenta. Ecco, credo che queste cose al mondo della televisione, esattamente come nel mondo del cinema, non stiano tanto bene, soprattutto per le persone che ci lavorano dietro. Dietro The Walking Dead c'è una regia, dietro questa regia c'è una sceneggiatura. Dietro la sceneggiatura, per fare in modo che esca fuori una serie TV, ci sono degli attori, ci sono degli stunt, ci sono gli zombie, ovviamente. E quindi non vedo veramente il motivo per creare sopra ogni volta delle critiche se una puntata è troppo lenta e ci metti un po' ad ingranare. Sappiamo come sono fatte queste genere di serie TV. Ormai The Walking Dead dura da 7-8 stagioni, probabilmente riusciranno a portarla fino alla decima. Lo sapete bene con Game of Thrones, non che io abbia qualcosa contro quella serie. Semplicemente, tutte le serie cercano di portarla per le lunghe, per fare in modo di far più episodi, far più ascolti. E mi spiace veramente sapere che The Walking Dead, ha perso 2 milioni di ascolti. E sì, personalmente devo ammetterlo. Io ho seguito con piacere fino alla terza stagione. Dalla quarta, quinta, sesta c'è stato un vero calo di ascolti da parte mia nei confronti di The Walking Dead. Ma da quando ho visto qualche puntata qua e là, mi sono affezionato a determinati personaggi, a quei personaggi è successo qualcosa. Ogni volta mi incuriosiva sempre di più sapere come ci si era finiti in una determinata situazione, quindi sì, alla fine mi sono visto quarto, quinto, sesta, se tutte me ne sono viste alla fine. E ho visto anche questa nuova che è uscita adesso, non sono per niente deluso, nonostante io della prima puntata non è che ci abbia capito un granché. Se voi l'avete vista, per favore, cercate di spiegarmi qualcosa nei commenti, potreste essermi d'aiuto. E detto questo, direi che questo video si può concludere qua. Mi raccomando, fatemi sapere qui sotto nei commenti se avete qualche cosa da dire a riguardo, se siete d'accordo con me sotto questa piccola, osservazione di The Walking Dead e dei suoi fan. Detto questo, il video si può concludere qua. Qui è Viral, da VCZA, Viral Corporation and Zombie Agency, chiudo.